Come noto, si chiamerà Stellantis e sarà il quarto gruppo automobilistico più grande al mondo. A dare il via libera alla fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e Peugeot SA è stata la Commissione europea che ha approvato la proposta di fusione tra i due giganti delle quattro ruote ai sensi del regolamento sulle concentrazioni dell'UE. L'approvazione è subordinata al pieno rispetto di un pacchetto di impegni offerto dalle società e la consacrazione di Stellantis sarà sottoposta il 4 gennaio al voto degli azionisti del gruppo italo-americano e di quello francese, ma il voto positivo è scontato. Entrambe le società sono attive in tutto il mondo, con una forte base di produzione nello spazio economico europeo. Le sfide che attendono Stellantis sono molte per riuscire a consolidare un portafoglio di vendite di 9 milioni di auto, a partire dall'identità e il posizionamento dei 6 brand generalisti che sono compresi nel gruppo.